Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, un po' di tempo fa Eleonora The Lady mi ha chiesto di scegliere un prodottino, una cosina su Amazon da consigliarle, che poi lei ha inserito nel video. Gli youtuber mi consigliano cosa prendere su Amazon, ve lo linkerò qua sotto nel box informazioni e troverete, tra parentesi ve lo dico subito, anche tutti i nomi di tutti gli youtuber che hanno partecipato a questo video, tutti i loro canali, sempre qua sotto nel box informazioni, quindi andate a dare un'occhiata. Ed ho pensato, dopo averle consigliato la lampada a forma di luna che galleggia, cioè andatela a vedere, è bellissima. Ho pensato di chiedere la stessa cosa, di fare anch'io questa tipologia di video, perché mi era piaciuto molto e penso che sia un'idea carina. Insomma, poi mi piace collaborare con altri youtuber, quindi appunto le ho chiesto di consigliarmi un prodotto che le fosse piaciuto da Amazon. E la prima scelta mi ha dato due scelte, è stata molto carina. La prima opzione era una cosa per abbellire alcuni mobili, che le è piaciuta tantissimo. Purtroppo non riesco più a vedere il link perché non è più visualizzabile, però mi ricordo che non mi aveva convinta tantissimo questa cosa. Però poi mi ha dato un'altra opzione, cioè se ti piace scrivere sulle agende un po' il mondo cartoleria, loro sono i miei evidenziatori preferiti. Mi ha dato il link, ragazzi, e questi sono gli evidenziatori preferiti di The Lady, sono splendidi e quindi ho deciso subito di prendere questi. Sono della Stabilo e sono tutti quanti di questi bellissimi colori pastello che io amo. E devo dire la verità, non avevo mai visto evidenziatori dai colori pastello, quindi ci sono rimasta perché io adoro i colori pastello, lo sapete, non impazzisco per i colori accesi e questi mi fanno letteralmente impazzire tutti quanti, quindi non vedevo l'ora di aprirli finalmente. Apriamoli e vediamo il tratto, come scrivono e se il colore rispecchia davvero quello sul pack. Anche da vederli sono carinissimi, non so perché, ma sembrano quasi delle caramelle. Mi ricordano un po' le Pez per qualche strano motivo, forse il materiale di cui sono fatti, non lo so, ma sono bellissimi. C'è questo arancio chiaro, poi abbiamo questo giallo pastello. Bellissimo, naturalmente il mio preferito rosa e poi c'è questo lilla turchese, bellissimo color Tiffany, ragazzi, che potrebbe anche essere il mio preferito, addirittura più del rosa, è stupendo. E poi c'è quest'altro che è un pochino più verde, questo è più appunto un turchese, questo è più un verde pastello chiaro. Ho qui la mia agenda del piccolo principe che adoro e proviamo subito, voglio vedere, no, come si apre così, voglio vedere, ok, il tratto com'è. Wow, ok, è molto molto più light di quanto mi aspettassi, essendo abituata con gli evidenziatori, quelli super accesi, non so perché mi aspettavo che fosse più forte, e spero riusciate a vederlo perché è veramente molto molto tenue, ma in ogni caso è perfetto perché alla fine l'evidenziatore non deve essere per forza super acceso, anzi se è troppo acceso poi non si vede quello che stiamo sottolineando, evidenziando, quindi secondo me è veramente molto molto bello e potrei stare ore così veramente ad utilizzarlo, voglio provare anche gli altri però. Ah, e una cosa che mi sta colpendo, probabilmente sono io che cado dall'albero, però non hanno assolutamente nessun odore, cioè non puzzano, e di solito gli evidenziatori che ho sempre avuto io puzzavano tantissimo, cioè non lo so che cosa avessero di chimico, ma veramente avevano un odore terribile. E questi appunto non hanno nessun tipo di odore, niente di niente. Vediamo il viola, il lilla più che altro. Wow, sì, questo è un pochino più acceso. Molto molto bello, cioè adoro, adoro, potrebbero stare qua a disegnare. No, vabbè, è vero che queste cosine di cancelleria ti fanno tornare la voglia di esprimere la tua creatività, è proprio vera questa cosa e mi è sempre piaciuto disegnare e poi per un qualche motivo dopo le scuole medie non l'ho più fatto, cioè non con gli evidenziatori, però appunto mi piaceva sempre tantissimo disegnare ed è una cosa che ho un po' perso, però già solo avere in mano questi evidenziatori così belli, questi colori così carini, mi torna la voglia. Ok, grazie Eleonora, veramente per questo super consiglio che mi hai dato. Li userò sicuramente e li trovo troppo, troppo carini. Mi hai fatto
un po' rientrare nell'amore che avevo per la cancelleria e mi ricordo di quando ero piccola che prima del primo giorno di scuola che andavo con mia mamma a scegliere il pennaiolo nuovo, il diario nuovo, insomma tutte le cosine, la penna nuova, eccetera, ero proprio emozionata e mi piaceva passare le ore nelle cartolerie e tu mi hai fatto ricordare questa cosa, quindi ti ringrazio. Poi, altro YouTuber a cui ho chiesto di consigliarmi un ordine Amazon è Gianmarco Zagato, io l'adoro, adoro i suoi video, adoro lui e mi ha dato, in realtà è stato fantastico lui perché mi ha dato un sacco di opzioni diverse. Alla fine è stato così bravo dal convincermi di non prendere una cosa soltanto, ma addirittura due. Allora mi ha detto: ciao bella, ti mando tre opzioni che sto amando, scegli te cosa preferisci. Allora, il primo era una polvere zero calorie pazzesca da mettere nell'acqua e ti fa un tè al limone che è da sogno. Io non amo il tè al limone, sono più una fan del tè alla pesca e quindi ho lasciato perdere. E poi c'era un altro link, questa è la mia crema solare preferita, scompare nel viso ed è leggera, impercettibile. E qui ero molto, mi hai molto incuriosito Gianmarco, ma il fatto che io sono strapiena di creme solari e devo assolutamente utilizzare quelle che ho. Adesso che ho in programma questi due viaggi, finalmente utilizzerò tante delle mie creme solari, quindi non potevo veramente prenderne un'altra, solo per il fatto che sarebbe poi scaduta inevitabilmente. E poi però mi ha consigliato appunto le ultime due cosine che mi ha consigliato, che poi alla fine non erano tre, ma erano quattro, sì, le ultime due cosine che mi ha consigliato. Invece mi hanno incuriosito tantissimo. La prima, un contorno occhi che ho comprato già tre volte, forse l'unico con ingredienti che hanno veramente senso in un contorno occhi. E questa è la crema che mi è arrivata. Ho aperto solo il pacchetto, ma non ho controllato all'interno nulla di tutto quello che vi farò vedere. Ho spacchettato in realtà, cioè ho solo guardato che cosa fosse, tirato fuori dallo scatolone e questo è quanto. E poi altra cosina che mi ha incuriosito tantissimo, tant'è che ho ordinato anche l'altra cosa, è l'ultimo, le cannucce in metallo. Forse l'hai già, ma io non ne faccio più a meno. Quindi alla fine ho deciso di prendere, mi sono arrivata in questa busta, cioè all'interno del pacchetto c'era questa busta trasparente con al suo interno, peli di Denver che volano come al solito, al suo interno le sento le cannucce. Ok, ma andiamo prima a vedere la crema che sono curiosa, che me l'ha consigliata per prima. Questa è la CeraVe o CeraVe, non so se si pronunci, penso all'inglese, insomma. Riduce l'aspetto di borse e occhiaie, aiuta a ripristinare la barriera protettiva della pelle con tre ceramidi, essenziali e acido ialuronico, senza profumo, non comedogenico. Molto importante che sia senza profumo e non comedogenico, fantastico. Deve essere veramente una buona crema, che io provvederò subito ad informarmi con la mia amica che è dermatologa per vedere se la conosce, però mi sembra veramente un'ottima crema. In questo momento sono truccata, voglio provare tutto e testare tutto con voi, però in questo momento sono truccata, questo è il tubetto, non posso andare ad applicarla direttamente sul viso, però voglio fare comunque un test con voi per vedere la consistenza e un po' come si presenta questa crema. Beh, è senza profumo, quindi non ha assolutamente nessun tipo di fragranza. Devo dire che non me l'aspettavo, ma è molto densa. Voi lo sapete che io prediligo, specialmente per la sera, abbondo proprio, ce ne metto proprio tanta. Prediligo le creme dense per il contorno occhi. Però devo dire, ha una formulazione molto, molto particolare, devo dire, perché non è né densa né liquida, cioè dove la applichi lì rimane. Non mi piacciono le creme liquide quando sono troppo liquide perché non rimangono nel contorno occhi, che già è una zona piccolina, quindi poi si spostano, non mi piacciono. Questa invece è appunto a metà, tipo tra densa e liquida, però non se ne va, rimane lì e mi sembra bella ricca, devo dire. Questo intendo io quando vi dico che la sera voglio una crema densa, voglio che sia bella ricca, un bel pastone, cioè voglio che tutta la zona del contorno occhi quando vado a dormire sia super 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 idratata. Lo sapete, questo è uno dei miei segreti di bellezza da sempre, la crema al contorno occhi, ve la consiglio dal 2009 e quindi molto
molto molto contenta di testarla, appunto il fatto che non sia comedogenica è molto molto importante, perché appunto significa che non occlude i pori e quindi non rischiamo di trovarci brufoli, puntineri eccetera. Quindi stasera la proverò assolutamente, ma appunto la consistenza e gli ingredienti non sembrano niente niente male, infatti c'è anche l'acido ialuronico che io sto usando in realtà mattina e sera, però quasi mai lo uso sul contorno occhi, quindi è fantastico avere un prodotto che contenga anche per il contorno occhi l'acido ialuronico, quindi grazie Gianmarco per questa scoperta. E poi proseguiamo alla seconda cosa che mi ha consigliato, che sono le cannucce in metallo. Io, dovete sapere, ho soltanto cannucce in plastica, comunque quelle lavabili, eco-friendly, non quelle che ogni volta le butti, quelle che lavo in lavastoviglie, ok, però sono in plastica, e ho sentito che esistono, naturalmente ce lo so, anche le cannucce in vetro e in metallo, ma io non le ho mai, mai provate. Allora, all'interno abbiamo tre, no, vediamo. Allora, oh, grazie al cielo ho intravisto lo spazzolino per pulirle, perché ragazzi, le cannucce in plastica che ho non hanno lo spazzolino e quindi devo sempre sciacquarle subito, rilavarle mille volte, perché se no non si puliscono in lavastoviglie, cioè è incredibile. E ce ne sono addirittura due, super super happy, appunto questi andiamo ad inserirli all'interno della cannuccia per pulirle dall'interno, ok? E ce ne sono quattro oblique praticamente, ok? Così, e poi quattro invece dritte. Io ho qui la mia bottiglietta d'acqua e vorrei testare con voi com'è, appunto, anch'io come nel video di Eleonora, il risucchio, perché è una cosa, io condivido il suo pensiero, è una cosa molto importante, cioè, nel senso, non voglio fare neanche a doppi sensi, però appunto, per testarla la cannuccia, cioè devi vedere il risucchio, c'è poco da fare, quindi vediamo. Mi sembra assolutamente perfetta e anzi, mi sembra che sia più facile da bere con queste rispetto a quelle in plastica. Non so perché, ma penso sia fantastica, specialmente adesso in estate, che voglio che i miei drink siano freddi e penso che il metallo mantenga, secondo me, una temperatura fredda molto meglio rispetto alla plastica o al vetro, insomma. Quindi le cannucce invece che detesto sono quelle in carta, io proprio non le sopporto, cioè preferisco avere le mie cannucce e portarmele dietro, tipo, vi giuro, piuttosto che bere da quelle in carta che si spappolano in bocca e lasciano i pezzetti, sono terribili. Queste però mi sono piaciute tantissimo, quindi grazie mille Gianmarco per entrambi i tuoi consigli, perché sono cose che adoro. Poi altro youtuber a cui ho chiesto di consigliarmi una cosina su Amazon è Carlita, Carlita Dolce. Mi ha mandato lo screen di questo prodotto qui, eccolo qui. Questo è un thermos da caffè, da tè, insomma da bevande, è disponibile in diversi colori. Io naturalmente vi faccio indovinare il colore che ho scelto, non l'ho aperto, quindi vediamo assieme, perché sono curiosa, perché nemmeno io ho capito esattamente di che cosa si tratta. Cioè è un thermos, ma tipo fatto a bicchiere, immagino. No, vabbè, che cosa c'è qui? Ah, qui ci sono, wow, qui ci sono anche tutti gli attrezzini per pulirlo, fantastico. Poi c'è anche, no vabbè, anche qui c'è una cannuccia in metallo, cioè non ho mai avuto una cannuccia in metallo, dopo questo video ne ho tipo 70. E questo è il nostro prodotto, ragazzi. Oh, no vabbè, ok, allora non mi ero resa conto che fosse olografico e che ci fossero anche i glitter, cioè adoro, è bellissimo. Naturalmente tra tutti i colori disponibili, se mi conoscete da un po' sapete che ho scelto il rosa, naturalmente, ma non me l'aspettavo così figo, cioè è proprio proprio bellissimo, cioè adoro. Ed è devo un attimino capire come funziona, ma praticamente mi sembra
No, qui ci sono anche le istruzioni per chi è rimbambito, non ci arriva tipo me. Ok, praticamente sì, è un thermos, però a forma di bicchiere, però si può chiudere e mantiene la temperatura e non fa fuoriuscire la nostra bevanda. E questo è il tappo che devo dire mi sembra anche molto sicuro. Eccola qui la nostra cannuccia, bellissimo, devo dire veramente. E poi si può anche chiudere lo spazietto, il buchino per la cannuccia, si può chiudere con il tappino e andare ad utilizzare semplicemente qui, insomma, l'apertura per poter bere direttamente. Quindi si può usare anche per quando sono in giro, magari, e oh, vabbè che non mi porterò dietro il bicchiere, però almeno non rischio di rovesciare tutto se sono in giro per casa con il mio bicchiere. Tra l'altro, ho anche la bottiglietta che è praticamente quasi in pandan, cioè adoro, adoro troppo veramente. Grazie Carlita per questo consiglio. Poi altro YouTuber che ho invitato a partecipare in questo video a cui ho chiesto consiglio è Marta Cerreto, e lei mi ha scritto: allora, eccomi tesoro, dal cellulare non riesco a prenderti il link perché sono in viaggio, cioè era in viaggio in quel periodo, ma il prodotto è questo. E poi mi ha mandato direttamente lo screen e mi ha detto: può essere utile per lavare i piatti, io lo amo. E questo è il prodotto nella sua scatola, ragazzi. Si presenta, ok, forse sotto al sole non lo vedete benissimo. Si presenta così e, come avete capito, serve per lavare i piatti ed è un soap dispenser e sponge holder. Non avevo mai visto un prodotto simile. Praticamente, da quanto mi sembra di capire dall'immagine, ci appoggi la spugnetta sopra e premendo esce direttamente il detersivo, in modo da non dover appunto ogni volta prendere il detersivo così, insomma. Quindi deve essere molto più semplice da utilizzare. Qui ci sono le istruzioni su come caricarlo e su come montare poi assieme le varie parti. Vi metterò comunque i link di tutti quanti i prodotti giù nel box informazioni se volete trovarlo. E appunto vedo adesso che era disponibile in varie colorazioni: bianco, grigio, verde, arancio e blu, ma io non penso di averne scelta una in particolare. Penso di aver fatto l'ordine a caso perché non mi sono accorta che avrei potuto scegliere il colore, però vedo che il colore che mi è capitato è verde, che non mi dispiace onestamente, è molto molto carino, devo dire. Oh, e all'interno la spugnetta già c'è. Pensavo di doverla prendere io, cioè pensavo di dover utilizzare una delle spugnette che ho a casa, invece no, una già era in dotazione. E questo però va montato e bisogna capire un attimino come si monta, perché io per queste cose non sono proprio praticissima, ma sembra abbastanza semplice. Soprattutto dobbiamo andare a testarlo e ad inserirci il detersivo, quindi andiamo di là in cucina e vediamo di utilizzarlo, vediamo com'è. E ragazzi, questo è l'unico detersivo per piatti che ho, perché ovviamente non lo uso quasi mai avendo la lavastoviglie, e lo uso un po' per pulire l'Invisalign, se devo essere onesta. E questo è quello che mi rimane, quindi ci dovrà bastare per il test. Quindi riempiamo questa vaschetta con il detersivo, penso possa bastare, ce n'è un bel po', trasparente, ma ce n'è un bel po'. Inserisco questa piccola parte all'interno di questa parte in plastica e poi vado a chiudere in questo modo. Devo assicurarmi che il detersivo sia abbastanza, però sì, sembra di sì perché è a contatto poi con la cannuccetta di plastica, non so come chiamarla. Adesso basta che ci appoggiamo sopra il nostro portaspugnetta. Funziona, ci mette un po'. Scendo, no, vabbè, fantastico ragazzi. Ovviamente, essendo nuova, ci metto un pochino a farla uscire, però dovremmo appoggiarla su una superficie in realtà. Però effettivamente, premendo, c'è il detersivo sulla nostra spugnetta, e questa cosa è fantastica, così non ti devi sporcare le mani. Cioè, no, vabbè,
Adoro, adoro, lo userò poco, c'è da dire, perché uso sempre solo la lavastoviglie, ma per esempio il mio bicchiere, quello di Starbucks, che ha tutti gli adesivini e deve essere lavato a mano molto delicatamente, per esempio per quello è perfetta, cioè ok, devo smetterla di premere, ma questa cosa mi piace troppo e poi posso vantarmi di avere questa cosa che nessuno ha, perché io non l'avevo mai vista, fatemi sapere se la conoscevate, forse solo io, però a me piace un sacco, quindi cosa non scontata, molto utile, quindi grazie Marta per il tuo consiglio, devo dire che funziona ed è strafigo. Poi altro youtuber a cui ho chiesto di partecipare a questo video, di consigliarmi una cosa da acquistare su Amazon, è Thomas del canale Thomas Hungry. Come sapete, il suo canale è interamente incentrato su mukbang, video sul cibo, quindi naturalmente non poteva smentirsi e mi ha consigliato una cosina da mangiare. E vi ho scritto: "Ciao Nicole, eccomi." Sì, subito. E mi ha mandato la prima cosa, mi ha mandato il link dei Reese's Puffs Cereals, che però purtroppo non erano disponibili per la spedizione qui in Olanda. E quindi gli ho detto grazie, spero di riuscire a trovarli perché non consegnano qua, mi dai anche un'alternativa in caso, mi ha scritto yes, e l'alternativa erano ragazzi questi, eccoli qua, mi sono arrivati anche, questa è stata la prima cosina che ho ricevuto in realtà, sono stati più veloci e sono i cereali Lucky Charms che da quanto ne so in Italia non esistono, qui li trovo ovunque, devo essere onesta, però penso di non averli mai assaggiati. Se non sbaglio, no, non li ho mai provati. Forse una volta quando sono stata negli Stati Uniti, non mi ricordo, però appunto, da quanto ne so, sono americani. Sì, sono americani, la sede è a Minneapolis, appunto negli Stati Uniti. Non mi ricordavo se fossero inglesi o americani. Ed hanno tutti questi, sono praticamente assomigliano ai nostri Cheerios, sembrano uguali identici ai nostri Cheerios, solo che tra un cereale e l'altro ci sono anche dei cereali tutti colorati a forma di unicorno. A forma di arcobaleno, a forma di quadrifoglio, a forma di cuoricino, insomma, sono veramente molto molto belli da vedere. E io, ragazzi, visto che devo testare tutto quello che mi hanno consigliato di acquistare in questo video, faremo questo grandissimo sforzo e assaggiamo i Lucky Charms. Naturalmente, ho già preparato la mia tazza. Io sono team versa prima i cereali nella tazza, perché so che c'è chi prima versa il latte e poi i cereali, cosa sbagliatissima, vi escono tutti, cioè se fate così come fate, oppure c'è il team di quelli che lo fanno bene come me, cioè prima i cereali. Oh mio Dio, sono troppo carini! Li vedete tutti i Lucky Charms colorati? No, vabbè. No, vabbè, ragazzi, ok. Cioè, ci credo che te li mangi a quintalate, che sono super famosi. Sono troppo belli! Cioè, ragazzi, l'arcobaleno, cioè il cereale arcobaleno, non ci credo. Assaggiamo subito. Buonissimo, questo è puro zucchero, eh. Poi volevo trovare anche l'unicorno. Che è questo? Sembra tutto tranne che un unicorno, onestamente. Non è esattamente come l'unicorno disegnato qui, cioè, onestamente, non è proprio la stessa identica cosa, però. Anche questo è strabono, sanno di marshmallow. I Lucky Charms colorati decisamente sanno di marshmallow. Non mi aspettavo che ce ne fossero così tanti di charms colorati, pensavo che alla fine aprendo il pacco ce ne sarebbero stati pochi, invece no, è pieno. A me piacciono, devo dire, i cereali sia quando diventano tutti mollicci che quando sono croccanti. Non mi dispiace se diventano un po' troppo mollicci, devo essere onesta. So che alcuni fanno schifissimo, non se li mangiano proprio se non sono super crunchy, ma a me piacciono in ogni caso. Proviamoli. Oh mio Dio, sono troppo buoni e io oggi non ho pranzato, quindi approfitto di questo video. Devono avere un sacco di coloranti perché stanno già colorando il mio latte tantissimo, però ragazzi, sono stra buoni, sono veramente la fine del mondo. Devo dire che
La parte normale dei cereali, cioè quella senza i Lucky Charms, ok, per capirci, quelli tipo che sembrano Cheerios, mi sembra. Sì, mi sembra abbiano effettivamente lo stesso sapore dei nostri Cheerios. Sono molto buoni, ma i Lucky Charms sono pazzeschi, cioè è zucchero puro, però sanno di marshmallow, io adoro, cioè sono strabuoni, quindi non so se ringraziarti o odiarti perché mi hai fatto scoprire questi cereali, me ne mangerò a quintalate, ma sono strabuoni. E poi ultimo YouTuber a cui ho chiesto di partecipare a questo video è Michela, Michelinia, Michela Parisi, e lei è sempre tanto carina, lei. Stavamo già parlando di altre cose, poi mi ha scritto assolutamente sì, per il link dammi qualche minuto e te lo mando, figurati, Amazon addicted come sono. E quindi mi ha mandato subitissimo, ragazzi, il link, e mi ha scritto: giochino per Denver e Stellina, le mie lo amano questo gioco, è una pallina che corre in un tunnel, non so se ce l'hai già, nel caso ti mando un altro prodotto. E io non ce l'avevo e quindi ho subito fatto l'ordine, e questo è il prodotto nella scatola. Naturalmente adesso lo apriremo assieme e lo testeranno per noi Gatto Denver e Gatta Stellina. A questo punto vediamo se gli piace. Secondo me, quando Gatto Denver ha voglia di giocare, cosa che di solito succede la notte, tipo quando sto per andare a dormire, lui gli prendono i 5 minuti e corre come un pazzo in giro per la casa, salta, ok? Secondo me a Gatto Denver potrà piacere come cosa questo tunnel con le palline che si muovono. Gatta Stellina, non lo so, non è una che proprio c'ha tanto voglia di giocare, però secondo me Gatto Denver potrebbe interessare. Voi fate la nanna, ma io ho un giochino per voi. Adesso lo provi tu, Gatto Denver? Sì, dai, tanti baci, amore. Gatta Stellina è invece in coma totale. Ciao, patatina. Eccoli qui, questi sono tutti i pezzi che dobbiamo andare ad assemblare. Onestamente, mi sembra molto molto semplice, e qui all'interno c'è la nostra pallina. Quasi completato l'assemblaggio, ragazzi, l'ho fatto di questa forma qui, ma si possono anche scegliere di creare altre forme, in realtà un circuito. Questo è l'ultimo pezzettino. Adesso con una mano non ci riesco, eccolo, è l'ultimo pezzettino che ci serviva. E il giochino, vediamo la pallina, appunto, si muove, e vediamo se a Gatto Denver, che sembra già interessato, interessa in questo momento. Hai visto Gatto Denver? Sembra interessato, però è ancora un pochino troppo stanco e addormentato per poterci giocare, però sembra molto interessato, eh? Gatta Stellina in questo momento non è pervenuta, però Gatto Denver lo vedo interessato. Ah, anche Gatta Stellina si è svegliata. Cos'è Gatta Stellina? Gatta Stellina sembra interessata. Non abbastanza da alzarsi, però. Ve lo dicevo, i miei gatti sono pigri. Gatto Stellino si è spaventato. Ma no, Gatto Stellino, ma di cosa hai paura? È una pallina, Gatto Stellino. No, purtroppo i miei gatti, per quanto riguarda i giochi, molto spesso non danno soddisfazione, li guardano, non gli interessa. E poi la cosa, tipo, non lo so, se in questo momento dessi a Denver il tappo di questo cartone di latte, impazzirebbe, ok? Questo è per farvi capire la logica dei miei gatti. Ah, una cosa strafiga, che magari costa anche, no? Una cosa strafiga che tutti i gatti amano, loro, ma. Poi il tappo di cioè, una qualsiasi cosa che non è un gioco, impazziscono, è la cosa più bella del mondo. Quindi, comunque, ringrazio tantissimo Michela, perché secondo me quando avranno voglia di giocare un po' ci giocheranno, eh? Quindi, grazie comunque, Michela, e mando un bacione anche a te. E questo è quanto, ragazzi, per il video di oggi. Spero vi sia piaciuto. Ringrazio ancora tutti gli YouTuber che hanno partecipato. Vi mando un bacio grandissimo. E come sempre, siete pronti per l'abbraccio? 3, 2, 1. Abbraccio mega galattico, forte, forte, forte. Vedrete questo video domani, che è venerdì. Io quindi vi aspetto lunedì, sempre alle 17:30, con un nuovo video. Tanti baci.